ancora oggi, dopo 65 anni, a Ribolla, paese nel comune di Roccastrada, si ricorda la tragedia mineraria del 4 maggio 1954, dove persero la vita 43 minatori per un'esplosione avvenuta all'interno di una delle miniere di carbone. Un drammatico ricordo che non viene scalfito dal tempo. In questo senso, la Regione Toscana vuole che questa strage diventi patrimonio della memoria collettiva per non disperdere il ricordo di quella che è stata la più grande tragedia avvenuta sul lavoro in Toscana. Questo quanto annunciato dal presidente della Regione Toscana intervenendo alla cerimonia di commemorazione della tragedia di Ribolla. Il presidente della Regione ha sottolineato la necessità di garantire anche oggi diritti, dignità e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il sindaco di Roccastrada ha sottolineato l'importanza della memoria, ricordando come la tragedia fu causata dalla ricerca del profitto a discapito della sicurezza. Alla cerimonia svoltasi davanti al monumento al minatore di Ribolla hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni locali e delle autorità civili, militari e religiose e gli esponenti del mondo sindacale. Poi la tappa al cippo della memoria.